Dialogando, domande all'origine del pensiero. Il sillogismo è per Aristotele la forma di ragionamento perfetta, anche se esistono diverse figure di sillogismo. Il merito di Aristotele è stato quello di cercare di fare una mappa comprendente tutte le possibili forme di sillogismo, individuando quelle che per lui sono perfette, cioè sono le più evidenti, e riconducendo anche le altre a quelle perfette. Il sillogismo perfetto, potremmo dire, è il cosiddetto sillogismo in Barbara. Barbara è una parola convenzionale che hanno introdotto gli scolastici per indicare il tipo di proposizioni che formano questo sillogismo, cioè tre proposizioni universali affermative. Se io dico, per esempio, tutti gli uomini sono mortali, tutti gli ateniesi sono uomini, ne consegue necessariamente che tutti gli ateniesi sono mortali. Questo è il sillogismo perfetto. Perché? Perché i termini usati sono universali. Io non dico qualche uomo è mortale, ma tutti gli uomini sono mortali. Non dico qualche ateniese è uomo, ma tutti gli ateniesi sono uomini. E ho tutte proposizioni affermative. Se io introduco soggetti non universali, per esempio qualche uomo, qualche ateniese, o proposizioni negative, per esempio dico qualche uomo non è ateniese, ecco che cambia la forma del sillogismo e con questi cambiamenti io posso costruire molti sillogismi tra loro diversi. Il tentativo di Aristotele è stato di far vedere che tutti i sillogismi validi sono riconducibili a quelli perfetti. Ora, un sillogismo in Barbara, come quello che abbiamo citato ad esempio, è un ragionamento che è valido al tempo di Aristotele, così come lo è ancora oggi.